Luca, vittoria sofferta, forse di quelle che ci piacciono perché poi alla fine, è giusto così, però, blackout finale che un po' ci fa riflettere. Sì, vittoria sofferta, però, secondo me, meritata. E sì, gli ultimi, gli ultimi, gli ultimi minuti, boh, non lo so, un rilassamento, magari convinti già, già di averla vinta, però, le partite finiscono quando, quando c'è il triplice fischio. Loro, Lasti. Ha battagliato tutta la partita, in 10 secondo me ancora di più, però ci marchiamo questi tre punti perché ci permettono di, di preparare bene queste due partite in settimana. Dertone è vivo e andiamo avanti, dai, la classifica, la classifica è buona, i risultati anche di oggi eh, sono risultati che non se aspettava nessuno, quindi... Eh, conferma che questo campionato qua non è difficile ma è difficilissimo perché la quota salvezza i playoff i play out eh, eh, si è alzato tantissimo eh, eh, c'è da, da stare attenti a tutto ecco, l'anno scorso abbiamo commentato quante volte la mancanza di concretezza sotto porta quest'anno avere un attaccante così 12 gol in campionato ma soprattutto la consapevolezza che quei palloni che tocca possono essere sempre decisivi diallo due gol e un assist oggi con un sacca veramente splendore eh, diallo eh, eh dire ai ragazzi, fagli capire, quelli più giovani, che quando si con una partita di calcio uno degli insegnamenti che sono più spesso dati è il fatto di non mollare mai con la concentrazione perché poi ripartire in caso di qualche sorpresa è durissimo, rimettere in carreggiata la palla. No, no, ma è, è, è la verità, ma lì è, è, è proprio è, la squadra in, nel, nel complessivo che non deve mai mollare di, di concentrazione e tutto perché c'è sempre il rischio di andare a pagare a caro prezzo. Per quanto riguarda Diallo, quest'anno sta facendo una delle sue migliori stagioni, è, 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 ma è, oltre alla sua bravura c'è da, da vedere l'organizzazione di gioco e chi, chi gli permette anche di, di fargli fare il gol e tutto perché... È, Oggi Sakai era, era devastante, cioè era imprendibile. No, no, è stata, è stata, è stata una buona gara anche da parte di, di, di chi è entrato. Todisco ha messo ordine in mezzo al campo. Speranza è la terza partita e sta migliorando di partita in partita. Va bene, va bene. Filippo ha fatto un'ottima prestazione. Vuole questo Ma dove vuole arrivare il Dertona? Il Dertona è. è... Prima, prima arriva alla, 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 alla matematica della salvezza e poi dopo il Dertona tutto quello che viene ce lo, si, ce, lo si va a prendere. Il Dertona è dall'inizio dell'anno che è, è lotta tra le prime cinque posizioni, quindi vuol dire che è una squadra che ha un valore importante e può ambire a arrivare tra le prime cinque, perché no? Luca, oggi un... Oggi un, praticamente un risultato che a noi va bene, in una giornata dove le altre squadre, qualcuna battuta dal resto del Novara, battuta dal resto de, del Varese, quindi eh, il Ticino che si è preso quattro gol, che noi andiamo a giocare mercoledì, veramente una giornata pro-dertona oggi, lasciamelo dire. No, no, è una giornata che è, 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 con i tre punti qua ad Asti è, è, è una giornata che ha fatto, ha fatto, ha fatto un favore al Dertona questi risultati sicuramente, però adesso mercoledì ci aspetta una partita dura dove una squadra che ha cambiato tanto durante il mercato e sicuramente mercoledì andiamo a affrontare una squadra molto arrabbiata perché con, con la scopola che hanno preso oggi sicuramente mercoledì... Cercheranno di metterci in difficoltà, però il Derton ha dimostrato che è vivo e, 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 e mercoledì il Derton andrà a Ticino per cercare di fare punti. D'altronde Luca l'abbiamo detto dall'inizio, questo, questo qui non è un campionato nazionale di rettanti, questa qui è una C2 mascherata perché vediamo come si può vincere e perdere con tutti, con squadre che quando si sono anche rinforzati hanno praticamente messo in difficoltà la squadra diciamo, più blasonata, quindi veramente un gran bel campionato hai visto la Caronnese, noi siamo andati là a pareggiare poi hai visto la Caronnese cosa ha combinato mercoledì Borgossesia sì. no, Caronnese... eh, Borgossesia, no. perdonami, no. perdonami Borgossesia, comunque no. Borgossesia eh, contro di noi ci ha messo in difficoltà il primo tempo mercoledì è andata a vincere a Varese, ma Borgossesia sta facendo un gran campionato, una squadra che ha una politica dei giovani, che come ha detto io lunedì in trasmissione eh, il nostro amico Guido Ferraro, sono anni che sforna giocatori che poi vanno a fare, nei profession vanno a fare i professionisti anche se devo fare una punta a Guido Ferrara, continuate a dire che non ci sono quei budget lì, ma quei budget lì ci sono. Perché non è che Gianni e Domenico si sono sognati coi budget. quei budget. Ma ci Gianni, sono, io io guardo il budget che ha in casa il Dertona, il budget che ognuno guarda proprio ma in casa proprio. Perché una squadra con cinque volte il loro budget. Eh? Quelle, cose mm, noi, non io, non io, non io, io, io le, le tu, facevo tu, due Roberto, anni fa: io e Roberto, io Roberto, tu, Roberto. Io Roberto so, e Roberto. e le squadre con i budget e, che vi danno, e, logicamente, e, quindi tanta roba. Adesso abbiamo sia il mister che, che cane pa, forse, eh? Va bene. Grazie Luca. Ciao, ciao, grazie. ciao. Grazie, grazie ciao. mille Luca.